chiama marketing sensoriale, sfrutta la psicologia e le neuroscienze per andare così in soccorso ai negozi di abbigliamento e di calzature nel tentativo di rilanciare i consumi. È questa la sfida di Federmoda Confcommercio, che porterà ad Arezzo un innovativo corso di formazione in 3 giornate pensato per gli operatori che vogliono creare la giusta atmosfera nel proprio negozio. Marketing sensoriale vuol dire utilizzare le leve dei sensi per incrementare le vendite e per far stare al meglio, far vivere al meglio l'acquisto da parte dei consumatori. Il corso che parte il 22 maggio sul marketing sensoriale si propone proprio questo scopo: dare degli strumenti nuovi per un modo di vendere nuovo. Il settore della moda è uno di quelli che maggiormente ha sentito la crisi anche in terra aretina. La provincia di Arezzo infatti ha perso in 5 anni 87 negozi di abbigliamento e calzature, circa il 10% di quelli esistenti. Abbiamo avuto una percentuale di un negozio che apre e contro i due che chiudono. I negozi spesso che aprono sono anche di imprenditoria straniera, e quindi questo riduce ancora di più quello che è la nostra capacità di vendita di tipo tradizionale. Ma il settore deve fare i conti, oltre che con la crisi, anche con la concorrenza sempre più agguerrita dell'e-commerce. L'e-commerce cresce a doppia cifra ogni anno ed è un competitor molto importante, così come gli outlet. Perché? Perché la leva è l'unica, quella del prezzo. Noi non possiamo, i nostri negozi non possono competere con la leva del prezzo, e non devono competerla, perché devono competere esclusivamente sulla leva del servizio.